Noi siamo presenti, come sai, con delle vetture elettriche in questo momento e con la nostra Yon, con il Peugeot Partner elettrico, una sfida importante che continuiamo comunque a inseguire perché ci sono fette di mercato che possono comunque adattarsi a questa tipologia di veicoli. Ci saranno altri sviluppi dalla Peugeot Yon e dalla Partner elettrica che sono adesso in commercio? Il gruppo sta lavorando per un grande progetto dedicato al mondo dell'elettrico e un grande progetto dedicato anche all'ibrido, quindi bisogna aspettare qualche anno, l'orizzonte tra qualche anno, però sicuramente là si andranno a concentrare la ricerca e lo sviluppo del gruppo PSA. Qui è esposta la Fractal che noi avevamo già visto, da quelle parti bisogna andare a ricercare le notizie di quello che avverrà? Se a Francoforte l'anno scorso presentavamo la Fractal e dicevamo ci sarà qualcosa delle prossime Peugeot, sicuramente l'iCop della Fractal era un po' antesignano di quello che sarebbe stato l'interno della nuova vettura. Sulla Fractal si lavorava sul tatto, sulle altre sensazioni, sugli odori, sulle nuove vetture si è lavorato su questo. Fractal è anche un concept elettrico, quindi chissà. La risposta è sì, ho capito. Grazie e buona continuazione. Grazie a voi.